crediamo per assurdo che nel mondo non ci sia nessuna guerra né motivo di malvagità. Ditemi un po' voi se questo accade, cosa staranno mai a fare i supereroi se non c'è crudeltà? Tipo Batman e Robin passano il tempo con l'amica Federica. Federica. E tutti gli altri non sono da meno e come amica hanno Federica. Che sia notte, giorno oppure sera, Federica è proprio brava, ti sta sempre accanto e fa quello che vuoi. Federica tiene compagnia, vi giuro, lei non va mai via e questo si è diffuso fra i supereroi. Lei lo sa come farli contenti, lava loro pure i denti. I denti. Se uno è un po' perverso e fuori è freddo, lei lo tratta con i guanti. Sono tutti convinti che Federica come amica sia una grande idea. Una grande idea. Ma non ci può giocare l'uomo ragno, che quando che strenze manche parte a ragnatea. Se tu guardi in Facebook c'è uno stato, l'uomo ragno uno sfigato, l'hanno scritto gli altri supereroi, che provano una strana sensazione, Federica è la ragione e Spider-Man non la potrà provare mai. Certo dicono tutti seriamente che non han lacune in niente. Niente. Ma se puntualizziamo allora ognuno è Federica dipendente. Sono tutti convinti che Federica come amica sia una grande idea. Una grande idea. Ma non ci può giocare l'uomo ragno che parte a ragnatea. Di Federica una meglio non ci sia, una meglio non ci sia, ma ride sotto i baffi l'uomo ragno. Ma papà, ma perché l'uomo ragno ride sotto i baffi? Perché di nascosto l'uomo ragno se la fa con Wonder Woman e che pensa è a...